Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è martedì. Ho sempre male alla testa, qui al collo. Non ti vedono, devi parlare. Parla. Ciao ragazzi, scusate per la contattura un po' pazza. Ho ancora un po' male al collo. Infatti, oggi, vabbè, andrò dal dottore e. Ma anche perché. Non lo so, devo andare dal dottore a farmi vedere perché stanno succedendo cose strane nella mia testa. E invece per quanto riguarda il vaccino, a parte, vabbè, ieri neanche stanchezza, ieri ero stanca perché non ho dormito la notte, quindi è per quello che ero stanca. Ma a parte il dolore al braccio che mi è venuto poi verso pomeriggio tardi, quindi verso le 7, così 7 e mezza, adesso mi fa un po' male, però. Niente di che, nel senso ho pulito le due camere, abbiamo passato l'aspirapolvere, abbiamo levato le lenzuola, messo quelle nuove, mi ha aiutato Sabrina, però voglio dire, riesco a fare le cose, quindi diciamo che a parte questo dolore al braccio, niente di che. E niente, adesso finisco due cose, poi andiamo giù così prepariamo il pranzo. Qualcosa di veloce perché fa un caldo pazzesco. Giorgia non c'è perché è andata in piscina con le sue amiche. E poi oggi pomeriggio appunto devo andare dal dottore, quindi poi vi dirò anche cosa mi dice il dottore. Ah, e ieri a Maurizio che è andato alla finanziaria ci hanno dato l'ok, quindi siamo felicissimi perché riusciremo a fare quei lavori che vi ho detto. Perciò nei prossimi video, nei prossimi vlog ci sarà un bel po' da fare e poi appena la casa sarà, diciamo, sistemata, vi farò un home tour prima dei lavori e poi faremo l'home tour dopo i lavori. Cioè, poi nel frattempo ci saranno i vlog dove vedrete quello che andremo a fare e poi per finire l'home tour con i lavori, cioè dopo i lavori, quindi finita come sarà. E niente, quindi presto ci saranno dei video interessanti. Adesso che ho un po' più di tempo, spero di riuscire a trovare il momento giusto per registrare i video del parto, perché tra una cosa e l'altra non sono ancora riuscita. E niente, adesso vado a finire queste poche faccende, così almeno poi andiamo a pranzare. Ciao! Non ti passa io. La gestione non sono più gli stessi che c'era. Allora, siamo appena tornate dal dottore, poi vi dico cosa mi ha detto, ma adesso volevo parlarvi di un'altra cosa, del perché io non vado mai a comprare ai negozietti di paese. Sì. Allora ho preso tre confezioni di fruttolo, di questi qui che hanno doppio gusto. Che li aveva in offerta a 1 euro. Te lo apre Sabrina, te lo apre. Poi ho preso due buste di formaggio, una busta costava 2,40 euro e poi il tonno, questo tonno qui a origa, tonno all'olio di oliva. E adesso state attenti, sedetevi, perché appena saprete quanto ho pagato questo tonno vi verrà un colpo. Allora, sapete quanto mi ha messo questo tonno? Me l'ha messo 1,95 euro alla scatoletta. Io sarò anche stata stupida che non ho chiesto, ma come potevi immaginare che costava così tanto? Cioè 1,95 euro la scatoletta. Ne ho prese 5 scatolette. In totale ho speso 17,95 euro per tre confezioni di fruttolo, due buste di formaggio e 5 scatolette di tonno. Ecco perché non compro al negozietto di paese. È impossibile, cioè, per una famiglia numerosa come siamo noi, ma anche per una persona che abita da sola, è impossibile spendere una cifra del genere. Cioè, impossibile. Comunque. Adesso facciamo merenda e poi vi dico cosa mi ha detto il dottore.
Venite fin qua. Pia? No, la ghiaia! Puoi tirare su quelle schifette. La pila dovete portarla su, c'è un contenitore apposta. Pia? 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 Pia, è il tuo turno? Sì, è il turno di Pia. Pia, puoi lanciare la palla in aria? Pia? Allora, sono un attimino fuori che ci sono Sabrina e Pia, come avete visto che stanno giocando, e intanto vi dico quello che mi ha detto il dottore. Allora, mi ha dato da fare un'ecografia qui collo nuca e mi ha detto che sono dei linfonodi infiammati e mi ha dato l'antibiotico da prendere tra 2 giorni. Però mi ha detto prima di prenderlo, per favore fai l'ecografia e portamela a vedere. Però sembra impossibile trovare un posto per fare questa ecografia. Adesso proverò poi di nuovo domani mattina, perché ho lasciato sia all'ospedale, non hanno un posto per fare l'ecografia, e allo studio radiologico che c'è ad Acqui c'era una fila lunghissima, persone in attesa e non mi rispondevano, mi hanno fatto lasciare il nominativo, il numero di telefono, hanno detto che mi richiamano. Vediamo, vabbè. Adesso ritiro la roba e poi stasera mangiamo la pasta con il tonno d'oro. Veramente, io no, ormai avevo pagato, non, però questo è il motivo per cui io non vado a comprare dal negozietto di paese. Perché veramente, non so se sono loro che se ne approfittano, io dico, potrebbero comprare anche la roba a un prezzo più basso, e cioè anche roba, non dico scadente, però non è che per forza devi avere il super tonno che devi vendere a 2 euro scatoletta, come avete visto, da 80 grammi, cioè, ma siamo matti? Vabbè, comunque adesso vado a ritirare. Sabrina, dai, vieni che mettiamo i pantaloni. No, dormi, vieni che mettiamo i pantaloni, le scarpe, le calze, facciamo il codino. E Giorgio? Giorgio fa la nanna, sì. Ci sono le mucche? Sì, ci sono le mucche.
mucche. Le mucche fanno mu, ma una fa marilu, marilu. Mucche con il latte super golose, super gustose. E cane. Dada, ha da cane. Sì, sale. Ti siedi? Cane e bebe. Sì, siediti per me. Aspetta, e ti faccio il codino. Io volevo giocare con Sport Uranoso, ma non so come si fa. Magari adesso non sta giocando. No, devo connettermi a internet per giocarci. Ecco, allora non ti connettere. Perché non sta... Allora, questi... Queste, poi mi serve questo, e mi serve un blocco. Vabbè, un vero questo. Anche qua ci metto un po' di velocità. E mucche? Guarda mucche. Non ci sono adesso le mucche. E mucche? Non ci sono. E mucche? Non ci sono. E mucche? Sono via! Dove sono andate le mucche? Sono... Qua ci sono le pecore. E due polli. No. Oh, ma c'è la pecora piccina, mamma, guarda! Oh. Che adesso uccido. No, non uccide la pecora piccina! Thank you.
Stiamo facendo pulizia dei libri perché è arrivata la lista dei libri per Gabriele, quindi stiamo levando quelli che non ci servono più e per Gabriele forse ne abbiamo trovato uno e basta. Eh sì, ma se non c'è quello giusto non mi servono a niente. Quindi adesso vediamo, poi vi farò sapere quando abbiamo finito. Ma chi se vai lì, Olivia? Ma chi se vai lì? In un posto più piccolo, no? In un posto più piccolo, no, Olivia? Buongiorno, oggi è giovedì 17 giugno. Io ho appena finito, cioè finito, vabbè, per il momento sì, di stirare. Questa qui è la roba, questa qui è quella invernale da portare giù che ho solo piegato. E invece questa qui è quella che possiamo usare adesso, comunque magliette oppure questi copripiumini, così. Che ho stirato. Adesso faccio una pausa e vi giro e vi dico. Allora, adesso faccio merenda. Sono indecisa su che cosa mangiare perché lo yogurt l'ho già mangiato stamattina, perciò penso mi farò pane e marmellata e poi vado giù insieme ai bambini. E poi più tardi, quando torniamo su, farò di nuovo, stirerò di nuovo un pochino. Nel frattempo stendo anche. Ho qui due bacinelle pronte di vestiti da stende. E niente, ho ordinato su Amazon il regalo per Pia che ancora non avevamo preso. Zaino per Gabriele, quello nuovo dell'Espac, poi vi farò vedere quando arriva. E poi il vestito che Sabrina vorrebbe indossare per la comunione, che ci va un po' prima che arriva, però l'ho preso prima proprio perché così se non le va bene o poi indossato non le piace, abbiamo tempo di mandarlo indietro andando a cercare un altro. E poi basta. La lavastoviglie sta andando, ho fatto un'altra lavatrice e boh. Adesso andiamo un po' fuori. Giada è andata a ginnastica artistica, è venuta a prenderla la mamma e invece Giorgia andrà poi ai pop con Maurizio. La macchina è ancora, per il momento abbiamo fatto arrivare il pezzo, però ancora non è pronta. Spero che me la aggiustino presto perché è veramente bruttissimo essere senza macchina. Davvero bruttissimo. Comunque adesso vado un po' fuori. Vado, vorrei guardarmi allo specchio. Via, guarda, vede? Guarda. Hai firmato? Oh, cado. Sto per cadere. Sì, fate com'è. Allora, ieri Maurizio ha dimenticato di prendere delle cose. Il resto del video spesa lo vedrete poi domani, che per voi sarà sabato. E quindi adesso invece vi faccio vedere le cose che sono poche che ha preso in più. Quindi due confezioni di questi yogurt cremosi con questi gusti, diciamo, speciali, perché a vaniglia c'è anche singolo. La confezione di yogurt intero alla frutta, ciliegia, banana, fragola e limone. Poi i sacchi, quelli grossi, viola e gialli. Cipolle rosse e cipolle dorate. E poi abbiamo preso le crocchette per il micino. Adesso vi faccio vedere lo scontrino che ce l'avevo in mano. Ah, ecco. Vi faccio vedere lo scontrino di queste poche cose qui.
e basta. E adesso vado a finire di preparare la cena, così ceniamo. Buongiorno, allora oggi è venerdì, qui la giornata è bellissima, fa caldo, stamattina abbiamo fatto i lavori, abbiamo steso, ritirato, ho stirato un pochettino e poi adesso sono arrivati due pacchettini da Amazon e volevo aprirli insieme a voi e farvi vedere quello che abbiamo acquistato. Allora, nel primo ci sono queste pistoline ad acqua che ho preso per i bambini per giocare, visto che non possiamo andare, quando magari non andiamo al fiume o cose così, così possono spararsi con queste pistole. Invece nel secondo c'è questo, che è il regalo di compleanno per Pia, come vi avevo detto non gliel'avevamo ancora preso e siccome è fissata con i bambolotti e le abbiamo preso questo kit che ha anche un piccolo passeggino, un lettino, un seggiolone, così vediamo un po' se le piace visto che è fissata con i bambini. Adesso lo tiriamo fuori e lo apriamo proprio per bene. Ecco qui, quindi qui c'è il bimbo per Pia, poi c'è, beh sono piccoli, c'è anche un pannolino, poi dai Sabrina aiuta tua madre, qui c'è il seggiolone, e si deve montare, giusto? Sì, poi qui ci sono, è il passeggino, sì no è il seggiolone, è il seggiolone, è il passeggino, è qua il passeggino alle ruote. Qui ci sono varie attrezzature, vasino. Il passeggino, guarda, e questo qua è il seggiolino. Ah, scusa, no, quello viola è il passeggino. Qua ci sono le ruote del passeggino. Aiuto. Vai, adesso li montiamo, poi vi facciamo vedere. Così Pia può... Ah, i suoi giochini. Ecco, qui c'è il lettino per far dormire il bimbo. Il lettino. E poi qui invece c'è il seggiolone per far mangiare il bimbo e poi non c'è più niente. Quindi adesso... Oh! Adesso questo, vedete? Adesso noi montiamo. Che è anche il pulsante e fa i versi, parla. Poi c'è il pannolino. Sì, poverino. Il vasino. Poi il ciuccetto. Forchetta e cucchiaino. Poi quello lì è il borotalco, la crema. Il piattino per dargli da mangiare. E il biberon. Poi c'è il seggiolino, il seggiolone per me. Sì, per sederlo a mangiare. Il passeggino. Mamma. Poi qui c'è il bimbo, guardate che bello. E poi qua c'è il lettino dondolino per farlo dormire. E poi vabbè, Pia gli ha già levato i calzini al bambino. Eccoli. Però non si può levare il cappellino. Perché è agganciato qua. Se finché non glielo leviamo non può levarlo. Se sganciamo da qua... Si perde il cappellino. Dino. Sì, adesso ti diamo tutto così giochi. Pia è felicissima. E questa è la cosa più importante di tutte. Vi lascerò il link sotto in descrizione. Così se per caso dovete fare un regalino
a una bimba o a un bimbo, anche perché comunque si può giocare anche a un bimbo col bambolotto. E ci arrivate direttamente e se lo volete lo potete comprare. Adesso vado a metterla giù così gioca con il suo bimbo. Ciao! Eccoci! Vi è mancata questa postazione di video delle nostre chiacchiere in macchina. Allora, come potete vedere, la macchina è tornata. È andata a ritirarla la mamma oggi, come vi dicevo, stamattina è venerdì. Praticamente cosa si è rotta? La pompa del gasolio, il filtro del gasolio. E niente, cioè Maurizio si è fatto arrivare il pezzo e ce l'hanno sistemato. E anche vicino alla macchina ci sono 2 o 3 lavoretti da fare, perché poi deve fare la revisione entro fine luglio. E poi domani, che è sabato, e visto che abbiamo tutta la giornata e tutto, ed è tornata, la smontiamo completamente, smontiamo tutti i sedili, la puliamo bene, passiamo l'aspirapolvere sui tappeti, leviamo la polvere da sopra, leviamo tutta sporcizia e ovviamente vi porteremo con noi in questa pulizia della macchina. E niente, tanto colgo l'occasione anche per dirvi che appunto, avendoci concesso il finanziamento, inizieranno poi i lavori. Adesso non so bene con precisione in che modo inizieranno e quando, lo vedrete mano a mano nei vlog. E come vi ho già detto, sicuramente sto cercando di sistemare alcune cose in modo da farvi lo tour prima dei lavori. E niente, io colgo l'occasione di questa postazione per salutarvi, ringraziarvi se avete guardato il video fino a qui. Se l'avete guardato fino a qui, mettete, commentate con hashtag finalmente iniziamo i lavori. No, commentiamo con hashtag riapriamo la macchina. Entrambi, o uno o l'altro, ma no, oppure tutte e due. Decidete quale volete mettere. Comunque, niente, adesso noi andiamo a casa e domani uscirà il video spesa che abbiamo fatto all'Eurospin, e quindi ci vediamo domani appunto con quel video lì e poi lunedì con un nuovo vlog. No, non con un nuovo vlog. E poi lunedì con il video della pulizia della macchina. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, e se non avete ancora attivato la campanellina, attivatela così non perdete i nostri prossimi video. Adesso andiamo. Ciao! 1, 2, 3.